territorio e vitigno, aree circoscritte e anche varietà autoctone. Naturalmente anche il grande lavoro di valorizzazione, in alcuni casi di recupero e salvaguardia, che le tante realtà del panorama vitivinicolo nazionale portano avanti con passione e sacrificio. È questa autoctona. Siamo a Bolzano Fiere ed è un vero e proprio forum nazionale di vini autoctoni che è stato presentato in una o due giorni molto, molto appassionata, anche tra vignaioli molto appassionati. Autoctona si svolge, come vi dicevo, a Fiera Bolzano ed è un momento di incontro e confronto fra vignaioli del territorio nazionale che portano a dignità quelli che sono alcuni vitigni che potremmo definire dimenticati, ma in realtà non solo. Io, per farci raccontare che cos'è esattamente autoctona, sono in compagnia di Pierluigi Gorgoni, che è il curatore della guida dell'Espresso. Chi meglio di lei ci può raccontare esattamente che cos'è autoctona qui a Fiera Bolzano? Sì, autoctona fondamentalmente è un salotto, è un luogo, se vogliamo, di spazio piuttosto ristretto, ma con una quantità davvero importante di produttori di vini, di storie molto appassionate, perché davvero in molti casi si tratta di recuperare vitigni quasi sconosciuti, alcuni davvero sconosciuti. Ad esempio c'è un vitigno che si chiama Famoso, che probabilmente è il più sconosciuto di quelli che avevamo oggi anche da degustare per il concorso. È una fiera, quella di Bolzano, che ci ospita concedendoci sempre più spazio, quindi consentendoci anche di portare in questo spazio sempre più prodotti, sempre più consorsi, sempre più passione da nord a sud. Io sono in compagnia di Daniel De Gasperi, che è il project manager di Bolzano, di Fiera Bolzano, colui che in un qualche modo, insieme ad altri naturalmente, ha creduto in questa manifestazione. Allora, come nasce autoctona? Vediamo che alle sue spalle c'è tantissima gente che in questo momento sta degustando. Come nasce questo appuntamento? Allora, appunto, l'appuntamento è nato nel 2004 su idea di qualche enoteca locale, di qualche partner, ma ci ha creduto in primis anche il nostro direttore. Siamo contenti che l'autoctona sia cresciuto negli ultimi anni, appunto ci abbiamo tenuto conto e considerato già dall'inizio. Per noi è fondamentale, perché specialmente il target delle enoteche, nonché anche dei buyer, dei ricommercianti di vini, fanno sì che anche la fiera hotel cresca. Abbiamo quest'anno presenti oltre 400 vini da degustare, abbiamo un centinaia di produttori di vini, nonché cantine specialmente piccole, con dei pezzi che sono difficilmente commerciabili o trovabili in certi posti. Allora, continua il nostro racconto da autoctona. Abbiamo sentito gli organizzatori, abbiamo sentito anche gli esperti del vino, ma sentiamo adesso anche chi ad autoctona ci è venuto a presentare il proprio prodotto. Allora, è un prodotto emiliano-romagnolo, abbiamo voluto raccontare l'Emilia-Romagna in questo caso, e in particolar modo il Lambrusco. Siamo in compagnia di Angela Sini della Cantina della Volta. Allora, perché siete ad autoctona e che cosa portate all'attenzione di dei pochi che ancora non vi conoscono in realtà? Bene, sono ad autoctona perché è una manifestazione che sto seguendo già negli ultimi 5 anni, è una manifestazione che mi dà sempre molta energia, perché trovo intanto dei colleghi produttori che sono tutti molto motivati, hanno voglia di raccontare quello che fanno con prodotti autoctoni della nostra terra. Quest'anno portiamo un rosé, è la nuova vendemmia, vorrei farvelo vedere, si chiama semplicemente rosé. E senza troppa fantasia, ma è un Lambrusco di Sorbara in purezza, vendemmia 2011. Ci troviamo un prodotto che è molto rotondo, una bella piacevolezza anche di bevuta, e il palato magari sente un po' meno questa acidità tipica del Lambrusco di Sorbara.